L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Queste alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo con la cronaca, con la notizia della polizia che ha fermato oggi un pregiudicato latitante a Forio. C'è poi approcci dalla storia di due sorelle che sono state allontanate dall'isola di Graziella perché perseguitavano i vicini. Ancora è polemica che aumenta sempre di più in queste ore per il cambio delle tariffe sugli aliscafi di Snav ed Alilauro. C'è poi la pagina delle elezioni con le immagini della presentazione del candidato sindaco di Baranno, Dionigi Gaudioso. Di questo ed altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco dopo la pubblicità. Salve a tutti, siete tutti invitati sabato 3 giugno nella nostra boutique di Via Vittoria Colonna, qui a Ischia, per partecipare a questo cocktail che abbiamo organizzato, durante il quale ci sarà anche una sfilata di moda con delle modelle che indosseranno le nostre preziose creazioni, tutte fatte a mano interamente in Italia nel nostro stabilimento di Valenza. L'Expol Milano affonda le proprie radici all'interno di un'azienda storica valenzana, Guerci Pallavidini, che è stata fondata a Valenza nel lontano 1957. Il marchio Alex Ball si chiama così perché il fondatore Alessandro, da cui Alex, Pallavidini, da cui Palla Ball, il suo tema principale ruota intorno alla forma della sfera, che viene interpretata nelle sue infinite simbologie. La sfera è simbolo di perfezione, è simbolo di femminilità, la terra è una sfera e anche il mondo dell'infanzia è appunto legato a questa forma. Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella. La vacanza ideale per chi sceglie l'isola d'Ischia. Camere categoria economy, standard e vista mare. Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo. Hotel Terme Colella. Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche. Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Centro benessere. Due piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio. Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra. Serate piano bar. Cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta. Ampia scelta di pietanze senza glutine. Sono ammessi animali di piccola taglia. Ampio parcheggio gratuito. A Forio, a 700 metri dal mare, a pochi passi dal centro storico, Hotel Terme Colella. In una cordiale ospitalità familiare. La vacanza ideale sull'isola d'Ischia. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie.
sull'Isola Verde, nel centro di Ischia, Dico Hotels. 4 alberghi, 4 stelle, a 4 passi dal mare. Terme, piscine, beauty center, spiaggia. Per una vacanza tra comfort, relax e benessere. Il gruppo Dico Hotels ti propone Hotel Royal Terme, il classico, per comfort e benessere. Hotel Parco Aurora Terme, una finestra sul mare, per emozioni uniche. Hotel San Giovanni Terme, l'elegante, con ampio giardino attrezzato. Hotel La Villa Rosa Terme, piccolo, raffinato, riservato e nel verde. Centro prenotazioni 081 99 20 22. Info www.dicohotels.it. La Dico Hotels offre l'ingresso gratuito al Parco Termale Castiglione per tutto il periodo del soggiorno. Dico Hotels, 4 stelle, a 4 passi dal mare, al centro di Ischia. Comfort e relax per il tuo benessere. Pregiudicato latitante in vacanza ad Ischia, la polizia lo arresta. Si tratta di Giuseppe Giordano, 47 anni, originario di Marano, domiciliato in Germania. Era ricercato per estorsione, rapina e danneggiamento in concorso. Procida, due sorelle allontanate dall'isola perseguitavano i vicini. La misura cautelare di divieto di dimora emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. I fatti nel periodo gennaio 2016-aprile 2017. Cambia il piano tarifario SNAV ed Alilauro, scoppia la protesta. Sulla vicenda interviene Salvatore Sodano del Coordinamento per la Mobilità. La tariffa turistica è una invenzione degli armatori. A Marano il candidato Dionigi Gaudioso presenta lista e programma. La presentazione ieri sera nell'Aula Magna della Scuola Media di Marano. Dopo il telegiornale, gli spazi elettorali autogestiti di Marianna Sasso e Celestino Buso. A seguire la finale di calcio a 5 del torneo Interforze. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Questa mattina gli agenti del commissariato di polizia di Ischia, diretto dal vice questore aggiunto, dottor Alberto Mannelli, hanno tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggio Reale Giuseppe Giordano, 47enne pluripregiudicato, originario di Marano ed attualmente domiciliato in Germania. Sul latitante pendeva un mandato di cattura emesso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, per una pena detentiva da espiare di 1 anno e 9 mesi. Relativamente ai delitti di estorsione, rapina impropria e danneggiamento in concorso. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti di polizia sulla piscina di una nota struttura alberghiera di Forio, mentre era in compagnia della propria famiglia. Il pluripregiudicato, già destinatario in passato della misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato tradotto immediatamente presso la casa circondariale di Poggio Reale su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Napoli. Nella giornata di ieri due sorelle sono state allontanate dall'isola di Procida dove risiedevano. Infatti i carabinieri della stazione di Procida hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Le due donne sono indiziate del reato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. Secondo la ricostruzione dei fatti, le due sorelle nel periodo tra gennaio 2016 ed aprile 2017 ponevano in essere condotte minacciose ed ingiuriose fino a giungere ad episodi di lesioni a carico dei vicini di casa anche alla presenza dei figli minori di questi ultimi. Un invito a comparire per rendere interrogatorio è stato emesso dalla DDA di Napoli nei confronti del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro nell'ambito della inchiesta sulla gestione degli appalti nel comune di Sant'Antimo. A quanto si è appreso, il parlamentare è indagato per minaccia a pubblico ufficiale, reato aggravato dall'articolo 7 per le modalità mafiose, in relazione a presunte pressioni che avrebbe esercitato nei confronti di una funzionaria del comune di Sant'Antimo per la realizzazione di opere da parte di imprese di cui sono titolari i fratelli, già destinatari di un'ordinanza cautelare nei giorni scorsi. C'è grande fermento sulle due isole di Ischia e Procida all'indomani della notizia dell'applicazione delle nuove tariffe sui trasporti marittimi emesse dalle compagnie di navigazione SNAV e Alilauro. Il costo del biglietto per l'aliscafo varierà a seconda della fascia oraria: 5,60 € per residenti nella fascia cosiddetta di interesse regionale, 7,70 € per SNAV e 7,90 € per Alilauro nelle fasce della cosiddetta fascia turistica. Insorgono gli utenti. La Regione non ha mai parlato di tariffa turistica, ma ha previsto solo due tariffe, quella ordinaria e quella residente. Lo sottolinea Salvatore Sodano, portavoce del Coordinamento Mobilità. Intanto domani e domenica previste due manifestazioni a Procida. Sentiamo Sodano. Leggendo quello che dice la delibera di giunta regionale, che parla di attenzione per quanto riguarda alcune fasce orarie per quanto riguarda il trasporto marittimo, che sono sensibili, ma dove si intende sensibilità in riguardo al tipo di tratta da effettuare. Cioè dobbiamo avere degli aliscafi e dei traghetti che coprano la linea in quelle fasce orarie sempre, per garantire
la continuità territoriale è per chi lavora, però non significa che cambia la tariffa. Infatti, sempre nella giunta regionale del 2013, se leggiamo, a meno che non riusciamo a leggere bene, non capiamo, c'è scritto che c'è un quadro orario degli aliscafi e dei traghetti con ha subordinato un quadro tariffario. E si parla di due tariffe, tariffa ordinaria e tariffa residente. E gli abbonamenti per residenti pendolari con addirittura dei carnet per i residenti che potrebbero usufruire così di quel tipo di biglietto su qualunque tipo di naviglio. Quindi si sta parlando di una cosa un attimino strana, quindi esce fuori questa tariffa turistica che non è menzionata neanche all'interno della delibera di giunta regionale. Naturalmente Procida si è attivata, ci siamo attivati noi come coordinamento insieme alle amministrazioni, abbiamo scritto già alle amministrazioni, ci saranno degli incontri domani e domenica anche a Procida dove contiamo di partecipare, giusto per definire ancora meglio la cosa e per andare in regione a far in modo che gli enti della regione, tra cui l'ingegnere Cascone che è sempre gentilissimo e che è sempre attento a queste cose, metta un attimino un punto su questa situazione ed elimini questi disturbi, diciamo, di tariffa. È interessante poi vedere che c'è una assonanza incredibile tra armatori che dovrebbero farsi concorrenza, infatti subito dopo SNAV arriva Alidauro che anche lui insomma istituisce questa tariffa turistica con questo aggravio di, mi pare di ricordare, un paio di euro rispetto all'altra tariffa. Si sostengono, diciamo che noi eravamo partiti col problema Alidauro, stranamente la SNAV sembra che abbia fatto da spalla, è partita Lega adesso con un aumento, segue Lauro, seguiranno tutti gli altri, ma noi siamo residenti. Cioè il residente va sul territorio, sulla terraferma non per turismo, non per hobby, ma ci deve andare per lavoro, quindi è sempre residente. Infatti la regione nella delibera, ritorno a ripeterlo, si parla di piano orario e si parla di tariffe ordinarie e tariffe residenti, tariffe turistiche, tariffe residuali o altro tipo di tariffe nella giunta regionale 2013 non ce ne sono. Quindi diciamo il buon Vetrella, con tutte le negatività che magari sono potute succedere in quanto riguarda il quadro trasporti, aveva fatto una cosa ottima, però sembra che non si stia rispettando. Noi stiamo difendendo i nostri diritti. Scene infernali e caos al molo Beverella a Napoli, da dove partono gli aliscafi e i mezzi veloci per Ischia, Procida, Capri e Sorrento, le perle del Golfo prese d'assalto nei giorni di punta e nei lunghi weekend. Soliti problemi segnalati dai turisti sul porto del capoluogo campano, tra cui la carenza di informazioni, tabelloni spenti, così come le paline agli imbarchi che indicano i gate. A fornire le informazioni solo una voce con altoparlante a volume basso. Aperto il cantiere per la realizzazione delle nuove pensiline, la folla ha attraversato lo scalo napoletano passando nell'area cantierabile. Da stamattina, racconta il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, c'è il caos agli imbarchi per le isole. Nonostante gli sforzi messi in campo da parte del neopresidente e dell'autorità portuale Spirito, purtroppo il molo Beverello si dimostra una struttura troppo obsoleta e vecchia per accogliere le decine di migliaia di turisti e viaggiatori che ormai ogni giorno, e in particolare nei periodi estivi e di festa, affollano l'area. Molta gente in attesa di potersi imbarcare si è seduta a terra e anche sotto il sole. In particolare segnaliamo, dice Borrelli, disagi per le persone anziane, i disabili e per gli animali. Si accelerino il più possibile i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del Beverello, dove attualmente non ci sono aree climatizzate, c'è carenza di servizi igienici, i tabelloni che segnalano gli orari di partenza delle imbarcazioni sono rotti, le aree all'ombra e le panchine per sedersi in attesa dell'arrivo degli aliscafi sono pochi. Lo scorso anno la stagione turistica di Lacoamino è stata caratterizzata dai lavori delle fogne e quest'anno, dichiara il sindaco Pascali, i turisti saranno accolti da un paese che mostra il suo volto migliore. Tra le diverse iniziative in programma nel Comune del Fungo, in queste ore il Festival del Blues. Sentiamo. Sindaco Pascali, stagione turistica, Lacoamino come si sta preparando ad accogliere i turisti? Lacoamino credo che quest'anno sia molto meglio rispetto all'anno scorso. La nostra estate turistica generalmente è segnata, all'apertura è segnata dalla festa di Santa Restituta, che quest'anno credo è andata benissimo. Per quanto riguarda la promozione che è riuscita a seguire il Comune, Lacoamino e l'Isola d'Ischia ha avuto un buon riscontro dalle fiere in cui si è partecipato, quindi siamo ottimisti e fiduciosi. È evidente che lavoriamo per presentare ai turisti un paese migliore, quindi si è chiusa l'annosa questione delle fogne, stiamo riprendendo una manutenzione ancorché straordinaria del verde pubblico, se abbiamo affidato di nuovo la manutenzione dell'appalto della pubblica illuminazione, io credo siamo nelle condizioni, come Comune stiamo facendo la nostra parte al meglio delle nostre possibilità. Adesso lo fanno le aziende insieme a noi, ma Lacoamino ha la vocazione, diciamo, aziendale alta per quanto riguarda il turismo. Per accogliere al meglio i turisti e non solo, anche per i residenti, il Comune di Lacoamino si è impegnato nell'organizzazione del Festival del Blues. In che cosa consiste e quando si svolgerà?
Si svolgerà dal 2 giugno, a inizio il 2 giugno, e sono 5 concerti che abbiamo organizzato tra Piazza Santo Restituto e Piazza Pontile. È un appuntamento che parte per il primo anno, ma noi riteniamo che questo, unitamente all'Acqua in Fiore e unitamente alla manifestazione Rionando, che l'anno scorso ha avuto un grosso successo di pubblico, il tutto organizzato tra il Comune e la Prologo, debbano essere appuntamenti, diciamo, fissi, e debbono essere appuntamenti che ogni anno dobbiamo migliorare e lanciare. Ci spostiamo a Casamicciola. Sulla vicenda delle pedane in legno sistemate sulle scogliere, l'amministrazione comunale ha provveduto a far emettere un decreto di assegnazione provvisoria delle aree in attesa che venga emesso il bando entro fine giugno. Sull'argomento è intervenuto il consigliere di minoranza Arnaldo Ferrandino. Tutto è nato dalla posizione ambigua tenuta da questa amministrazione nei confronti degli operatori balneari. Sentiamo Ferrandino. La situazione dei tavolati a Casamicciola. Arnaldo Ferrandino, una storia vecchia. Una storia vecchia che secondo me necessita di chiarezza, nell'interesse soprattutto degli operatori, perché che i tavolati portino ad una serie di benefici sia estetici che economici per la comunità casamicciolese isolana è chiaro a tutti quanti, però è altrettanto chiaro che se non c'è chiarezza chi ne paga poi le conseguenze sono gli operatori. Cioè il problema è sempre lo stesso: smontare e rimontare la struttura. Quelle sono strutture che per essere agibili chiedono in fase di montaggio dei lavori impegnativi, perché poi devono essere collaudate. Quindi smontare e rimontare rendono le strutture antieconomiche. Ho detto in Consiglio Comunale, cortesemente, cercate di essere chiari con quelli che partecipano ai bandi, dicendo fate attenzione che dovete smontare, non illudetevi come avete fatto nel passato. Adesso intanto c'è questa situazione di un pagamento di una penale, di un'autorizzazione provvisoria. Però mi sembra sempre che il famoso gioco delle tre carte, che poi se non riesce bene la carta perdente rimane nelle mani dell'operatore economico, che, devo dire la verità, sono ragazzi che tutti si danno da fare cercando effettivamente di sbarcare il lunario, però è difficile se devono continuare a montare e smontare. Però il sindaco ha preannunciato, rassicurando, che entro fine mese di giugno sarebbe partito il bando. Il bando è facile che parta, però mi auguro che sia tutto lineare, nel senso che si faccia il bando e che chi si aggiudica l'appalto poi possa montare i tavolati senza nessun obbligo di smontarlo, perché altrimenti, o comunque il sindaco deve dire con chiarezza, e mi sembra che l'abbia fatto, che ci sia l'obbligo di smontare. Poi chi vuole partecipare partecipa, l'importante è evitare l'equivoco del passato che poi... La pagina delle elezioni, il candidato sindaco di Barano della lista Democrazia e Progresso, Dionigi Gaudioso, ha presentato ieri sera il programma e la lista dei candidati. Una squadra fatta di amici già noti ed apprezzati e di nuovi talenti che si affacciano per la prima volta sulla scena politica locale. Sono orgoglioso, ha detto Gaudioso, di far parte di questo gruppo. L'intera manifestazione andrà in onda domani sera. Intanto seguiamoci uno stralcio. Cari amici, questa sera avete conosciuto la mia squadra, fatta di amici a voi già noti e da anni apprezzati sia per la serietà professionale che per l'impegno politico, e di nuovi talenti. Nuovi perché si affacciano per la prima volta sulla scena politica locale, mettendo a disposizione del Paese professionalità, impegno e competenza. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e sono orgoglioso di essere il loro e il vostro candidato sindaco. Sono anche orgoglioso di me, e lo dico con fierezza, per aver ricevuto l'adesione incondizionata ed immediata di tutti i miei candidati alla carica di consigliere comunale, in un momento politico in cui spesso la scelta del candidato sindaco prova frattura e disgregazione. Quindi non trovo occasione migliore di questa per poter dire a tutti i componenti della mia lista che li ringrazio per la fiducia nei miei confronti e per la grinta e l'impegno che stanno dimostrando sin dall'avvio di questa campagna elettorale. Spero di essere il vostro sindaco e spero mi consentiate di poter realizzare gli obiettivi che mi sono e ci siamo prefissi e completare quelle già iniziate nella precedente consiliatura. Io ho sempre badato prima alla sostanza e poi alla forma, e nelle mie cose, idee e progetti, come da educazione familiare, ci ho sempre messo la faccia. In questa campagna elettorale, per ora, ripeto per ora, non ritengo necessario stigmatizzare ai miei avversari alcunché, avendo loro stesso omesso finanche di elaborare concreti programmi,
Debbo tuttavia solo fare una necessaria puntualizzazione. Non eredito niente, tutt'al più continuo un progetto nel quale sono cresciuto. Sono fiero di essere un gaudioso, ma per tutti sono sempre stato solo Dionigi. Ritengo di aver meritato ogni mio traguardo, avendo coltivato il mio impegno sin da giovanissimo, con entusiasmo, passione e con amore verso il mio paese ed i miei concittadini. Il senatore Domenico Desiano, candidato al Consiglio Comunale di Ischia per Forza Italia, ha emesso il seguente comunicato. Ciascuno di noi, con le proprie scelte, può anche sbagliare. È quello che mi è capitato 5 anni fa, credendo di rendere un buon servizio al Comune di Ischia, creando l'alleanza con Giosi Ferrandino e compagni. Oggi, dice Desiano, siamo qui per porre rimedio, contribuendo in prima persona alla corsa di Gianluca Trani verso l'elezione a sindaco di Ischia. Gli aumenti delle tariffe residenti per il trasporto marittimo sono illegittimi, sono parole del candidato sindaco del Comune di Ischia, Enzo Ferrandino, in relazione agli aumenti delle tariffe residenti decisi dalle compagnie di navigazione private, di cui si è venuto a conoscenza in queste ore, dice Ferrandino, si sottolinea che questi aumenti risultano essere illegittimi in quanto non conformi alle prescrizioni contenute nelle delibere della Giunta regionale. Pertanto ho già provveduto ad inviare, nella qualità di vice sindaco del Comune di Ischia, al presidente della 4ª Commissione Trasporti della Regione Campania una formale richiesta di audizione per discutere della problematica afferente all'aumento delle tariffe dei residenti. Comune unico come orizzonte e servizi condivisi subito, queste le uniche prospettive possibili, lo ha affermato il candidato sindaco Enzo Ferrandino. In occasione della Festa della Repubblica, prosegue Ferrandino, parlare di cambiamento è d'obbligo. Mi riferisco alla prospettiva di ridurre le municipalità dell'isola d'Ischia o di avviare finalmente la stagione dei servizi comuni, cui più volte ho dichiarato di essere del tutto favorevole. Al tempo stesso però ribadisco la mia contrarietà a soluzioni di comodo, come quella proposta ad inizio della campagna elettorale dal senatore Desiano. No quindi, e nel modo più assoluto, al comunello, vale a dire l'accorpamento del Comune di Ischia a quelli di Lacco Ameno e Casamicciola, che servirebbe solo a celare i debiti di Lacco nel bilancio di Ischia, ma non certo, dice Enzo Ferrandino, a produrre quell'efficientamento amministrativo e quella riduzione delle spese da me sempre appoggiati e prospettati. Questa sera alle 21.10, cioè dopo questo telegiornale, andranno in onda i messaggi elettorali autogestiti a pagamento. Interverranno la candidata della lista Ischia Prima di Tutto, Marianna Sasso, ed il candidato della lista Ischia Democratica, Celestino Vuoso. Subito dopo andrà in onda la telecronaca della finale del torneo Interforze di calcio a 5. Gli avvocati hanno battuto i poliziotti ai rigori 4-1. Lotta al bullismo ed incremento della raccolta differenziata sono due azioni che la Regione Campania intende sostenere con forza e lo fa con due delibere approvate nella seduta della Giunta regionale. È stato infatti approvato uno schema di protocollo d'intesa per sviluppare azioni, progetti ed iniziative finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Per saperne di più, vediamo il servizio. Due importanti delibere approvate ieri nella seduta della Giunta regionale della Campania. È stato infatti approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Ordine degli Psicologi, l'Ordine delle Assistenti Sociali, l'ANCI Campania, le aziende del Servizio Sanitario Regionale della Campania e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, volto a promuovere e sviluppare azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. È stato inoltre approvato lo schema di convenzione attuativa da sottoscrivere tra la Regione Campania, il CONAI, i commissari liquidatori dei consorzi di bacino afferenti territori interessati ed i comuni per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvato anche lo schema di protocollo d'intesa che disciplina i rapporti tra i singoli comuni e i commissari liquidatori dei consorzi di bacino per la disciplina delle assegnazioni temporanee del personale e la relativa gestione presso il comune soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di incremento della raccolta differenziata. Contestualmente si sono iscritte risorse vincolate nel bilancio 2017-2019 per oltre 24 milioni di euro, finalizzate agli investimenti dei comuni per lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei. Alternanza scuola-lavoro in crescita, lo annuncia il sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi. Abbiamo reso l'alternanza un obbligo perché ci crediamo davvero. Vediamo il servizio.
I bar, gli hotel e i ristoranti sono uno specchio dell'Italia dei paradossi. Nonostante la disoccupazione galoppante, con l'Istat che oggi certifica 13 milioni di inattivi tra i 15 e i 64 anni, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi lamenta che nel 2016 le aziende hanno avuto problemi nel reperire 4.000 tra cuochi, camerieri e baristi, in parte per la carenza di candidati, ma soprattutto per inadeguate competenze professionali. Tuttavia è proprio nei bar e nei ristoranti che i giovani, sottolinea ancora Fipe, hanno avviato 15.000 imprese. Uno dei motori di questa voglia di imprenditorialità, secondo quanto emerso in un convegno presso la sede del Confcommercio, sono i processi virtuosi di alternanza scuola-lavoro. Due anni fa, ha ricordato il sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi, l'alternanza scuola-lavoro la facevano l'8% degli studenti e il 14% delle scuole. Era lasciata al buon cuore. Qualcosa ora è cambiato. Abbiamo preso il toro per le corna e abbiamo reso l'alternanza un obbligo perché crediamo davvero e vediamo che l'abbandono scolastico è sceso al 17% di tre anni fa, all'attuale media del 14%. Vogliamo coinvolgere 1,5 milioni di studenti. Come MIUR stiamo aiutando le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, ad aprire le porte ai giovani con il PON, che per la prima volta finanzia il tutor aziendale, e a settembre sono previsti contributi più alti da Unioncamere, il gestore del registro per l'alternanza, con 4.252 percorsi formativi offerti da oltre 90.000 imprese. Strisce blu a Forio, interviene Nicola Manna del movimento politico Aria Nuova. Con l'affidamento delle strisce blu alla ditta SIS, l'amministrazione del Deo ha commesso l'ennesima azione vessatoria nei confronti dei foriani. Quello delle strisce blu è un regolamento molto discutibile, incomprensibile alla maggior parte dei cittadini. Ampie zone del paese penalizzate rispetto ad altre, ticket onerosi per coloro che non sono abbonati. Lo sport, il basket, è riuscita alla grande la festa di chiusura del mini basket. Lunedì scorso si è concluso l'anno sportivo del mini basket della cestistica Ischia. Dalle 16 alle 23 alla palestra Sojuzzo, bambini e ragazzi di ogni età si sono potuti divertire attraverso giochi, percorsi e partite. Al termine della giornata ogni bambino ha ricevuto il suo attestato di partecipazione. L'appuntamento ora è per i prossimi eventi cui la cestistica darà vita durante l'estate. Festa di fine anno anche per gli atleti dell'Olympic Judo Forio di Maurizio Bianculli, con momenti di gioia e soprattutto di divertimento. È toccato addirittura ai genitori salire sul tatami e provare ad imitare, almeno in parte, il lavoro svolto durante tutto l'anno dai propri figli. È stata una grande festa quella che si è tenuta al Pala Casale di Forio in attesa della terza edizione del Judo Summer Camp, che si terrà dal 22 al 25 giugno. La pallanuoto, la Cattolica Ischia Marine Club, domenica scorsa nella piscina comunale di Ischia, ha conquistato altri 3 punti che le hanno consentito di fare un ulteriore passo avanti verso la vetta della classifica. Vittima di turno la pallanuoto Salerno, che nulla ha potuto contro la furia dei padroni di casa. Risultato finale 16-7. Tra gli appuntamenti si terrà domani sabato la veglia diocesana di Pentecoste presieduta dal vescovo di Ischia, Monsignor Pietro Lagnese. L'appuntamento è alle 20.30 nella parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo ad Ischia. Per l'accoglienza è un momento introduttivo, in attesa della concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo col presbiterio diocesano, che avrà inizio alle ore 21. Domani, sabato, in serata, evento di moda nel centralissimo corso Vittoria Colonna di Ischia, la gioielleria Alex Ball offrirà infatti un cocktail agli ischitani per presentare la propria preziosa collezione. Il prossimo 8 giugno nel Palazzo Zavallos Stigliano di Napoli ci sarà la cerimonia del conferimento dei premi della 5ª edizione del premio Quaderni Libero Americani. In quell'occasione sarà consegnato al Circolo George Sadul il riconoscimento speciale per l'impegno nella tutela e nel restauro della Torre Guevara di Ischia. Bene, ed ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio in compagnia dei nostri spazi elettorali autogestiti a pagamento e subito dopo la finale del torneo di Interforze Calcio a 5 con la partita per il primo e il secondo posto. Noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.